Campionato amaramente per Segrate, per il suo coach Daniele Ricci. Prima sconfitta interna, allora Daniele. La squadra dopo il primo set sembrava insomma avere gli occhi spenti. Sì, se vogliamo parlare di occhi va bene, credo che hai usato l'aggettivo giusto. Credo che ci vuole un po' più di umiltà, che forse oggi non bastava l'umiltà, bisognava giocare meglio. Ma sapevo che Liseni avrebbe fatto una buona partita, dopo dipendeva da noi riuscire a stare lì. Io credo che abbiamo sbagliato tante cose facili. Guarda, in questo set qua, l'ultimo, abbiamo avuto la palla del 6-2 che è stato un appoggio, l'abbiamo messa di là, poi abbiamo fatto due schiacciate fuori e una battuta sbagliata. Se fai queste robe qua, che sono diciamo una foto di tutta la partita nostra, credo che abbiamo giocato peggio. Quando si gioca peggio di solito si perde. C'era capitato un'altra volta o due di non giocare bene, di vincere lo stesso. Oggi ci siamo resi conto che non è sempre così. E invece cosa ha sbagliato la squadra oggi tecnicamente? Mi sembra che in difesa abbia fatto malino. Abbiamo difeso male, abbiamo murato male perché abbiamo preso troppi mani, li abbiamo messi anche in difficoltà in battuta, però ogni volta che cerchiamo di fare un muro, toccare una palla positiva, non l'abbiamo toccata. Abbiamo sempre subito, non so i numeri, ma penso parecchi mani fuori, e quindi credo che sia stata una brutta partita da parte nostra, una bella partita da parte loro con un risultato giusto. Il fatto di aver perso la prima partita in casa rompe qualcosa negli equilibri magari mentali della squadra? Io dico solo che una squadra che pensa di poter vincere il campionato non deve lasciare questi tre punti qua. Può farne magari due perché la partita si mette male, però lasciare tre punti qua per pensare di vincere non va bene. Per pensare di essere una buona squadra e sbagliare una partita va benissimo. Spero che ci faccia bene, però purtroppo ci fa bene solo per qualche settimana, ma non a lunga distanza. Questo è un problema.